Amici sportivi del Nord America, buongiorno, siete collegati in diretta via satellite con l'Italia per seguire le vicende della penultima giornata del campionato di Serie A. È la giornata di Napoli e del Napoli. Siamo praticamente a 90 minuti dalla conquista storica del primo scudetto del Napoli, che sta per affrontare la Fiorentina al San Paolo, gremitissimo ovviamente, con 3 punti di vantaggio sull'Inter che sta giocando a Bergamo contro l'Atalanta. Una vittoria contro la Fiorentina oggi darebbe la certezza matematica del primo scudetto della storia del Napoli, uno scudetto atteso 61 anni. Ma naturalmente anche eventualmente un pareggio, al limite addirittura una sconfitta, se ugualmente accompagnati da un pareggio, da una sconfitta dell'Inter, darebbero lo stesso al Napoli la sicurezza della conquista dello scudetto. E in ogni caso, nella peggiore delle ipotesi, il Napoli resterebbe sempre con un punto di vantaggio prima dell'ultima giornata. Insomma, il gioco delle probabilità, dice Napoli a lettere enormi. Napoli dunque che affronta la Fiorentina in questo ultimo appuntamento casalingo. Bianchi ha scelto questa formazione per questa partita che potrebbe diventare, come si diceva, storica per la storia del calcio a Napoli. Numero 1 Garella, 2 Bruscolotti, 3 Volpecina, 4 Bagni, 5 Ferrario, 6 Renica. Sette Carnevale, 8 De Napoli, 9 Giordano, 10 Maradona, 11 Romano. La Fiorentina che ha il ruolo quasi di invitata alla festa, anche se in realtà ha qualche problema di classifica, perché la Fiorentina quota 23. Non è sicurissima della salvezza, avendo il Brescia a 22, Ascoli d'Empoli a 21 e l'Atalanta a 19. Comunque la Fiorentina ha molte possibilità di salvarsi anche in caso di sconfitta oggi a Napoli. La Fiorentina gioca comunque schierata da Eugenio Bertellini con questa formazione: Landucci portiere numero 1, Contratto numero 2, Maldera numero 3, Oriali numero 4, Pin numero 5, Gentile numero 6, Onorati numero 7, affondo intanto tentato da Volpecina che viene fermato nell'area di rigore, Onorati numero 7, Gelsi numero 8, Diaz numero 9, Antognoni numero 10 e Baggio numero 11. Dirige l'incontro l'arbitro Pairetto di Torino, con la collaborazione dei giudici di linea Bianchi e Di Bello e Iorio. 3 minuti di gioco nel corso del primo tempo al San Paolo di Napoli. Vediamo il libero della Fiorentina che è Gentile, oggi schierato appunto in questo ruolo, campione del mondo nell'82 in Spagna insieme a Lele Oriali, che ha la maglia numero 4. Vincitori di scudetti nell'Inter e nella Juventus, quindi esperti di momenti di festa. Un attacco di Romano viene fermato ancora da Gentile, quindi torna in avanti o cerca di farlo la squadra della Fiorentina, che oggi è schierata in maglia bianca, pantaloncini viola, e gioca questo primo tempo alla destra dei vostri schermi. In primo piano il capitano Giancarlo Antognoni, che è stato recuperato quest'anno dopo una lunghissima pausa per il secondo grave infortunio della sua carriera, è recuperato quest'anno all'attività. Vediamo un altro esperto in titoli, campione d'Italia più volte, Aldo Maldera, che ha vinto il titolo con il Milan e con la Roma. Un tentativo di De Napoli che viene fermato irregolarmente
e mentre l'arbitro ammonisce Contratto che ha effettuato questo intervento duro su Nando De Napoli, numero 8 della formazione napoletana. Il Napoli oggi non può schierare Ciro Ferrara, anche Bagni era in condizioni fisiche non perfette, comunque Bagni è regolarmente in campo, mentre Ferrara non può giocare. Al suo posto c'è Bruscolotti, uno della vecchia guardia. Nella Fiorentina non c'è Berti e c'è invece Gelsi con Onorati numero 7. Un rinvio da parte di Contratto. Un affondo adesso di Onorati, controllato da Volpecina verso Ramon Diaz, già compagno di squadra di Maradona nella nazionale argentina, campione del mondo juniores. Un tocco di Volpecina all'indietro. Vediamo Garella che ha già vinto un titolo di campione d'Italia con il Verona. Tanto la Fiorentina batte il primo calcio d'angolo per quell'intervento di Volpecina che abbiamo visto prima un po' scoordinato nei confronti di Garella. Ecco l'angolo della Fiorentina, lo batte proprio Diaz, si crea questa mischia davanti alla porta di Garella, ancora un po' di incertezza. Rimessa dal fondo per il Napoli. Ecco Claudio Garella, 2 anni fa campione d'Italia con il Verona, poi passato al Napoli, adesso ha conquistato, sta per conquistare lo scudetto con il Napoli, ed è un record, nessun portiere ha vinto 2 scudetti con 2 squadre diverse. Bologna 1, Cagliari 0, gol di Quaggiotto nella partita di Serie B tra Bologna e Cagliari. Per gli appassionati del tennis si è appena concluso al Foro Italico di Roma il torneo femminile degli Open internazionali di Italia di tennis. Ha vinto la tedesca occidentale Steffi Graf davanti all'argentina Gabriella Sabatini in 3-7. La giovane Graf ha battuto l'ancor più giovane Sabatini per 3-0, 3-7-0. Ieri era stata eliminata Martina Navratilova. Calcio di punizione in favore del Napoli con Diego Armando Maradona sulla palla, la punizione, sfiora il palo, il volo di Landucci accompagna la palla che esce alla sinistra della porta della Fiorentina. Calcio di punizione di Diego Armando Maradona dopo 7 minuti e 50 di gioco. Maradona ha realizzato 10 gol in questo campionato proprio come Ramon Diaz. A San Benedetto del Tronto, San Benedettese 0, Pescara 1. In Serie B Pescara in vantaggio a San Benedetto del Tronto. Tentativo di attacco da parte di Onorati, fermato da Renica. Ottimo intervento del libero del Napoli che poi rifinisce la sua azione trasformandola in un attacco. Ancora un bel lancio di Renica, intervento di Contratto che rinvia al volo De Napoli, pronto Londucci, quindi è Pin che completa l'intervento difensivo sulla corta respinta di Landucci mandando in fallo laterale. Romano, bella a fondo, Maradona serve ancora in acrobazia verso Romano. Maldera. Diaz, ecco Ramon Diaz, supera Bagni,
Buon pallone per Baggio, ecco il giovane Baggio, si libera, cerca di farlo per il tiro, c'è un intervento su di lui, un po' rude, l'arbitro Pairetto lascia comunque correre, fa proseguire l'azione ed è il Napoli ora che si rovescia in avanti. Con questo attacco di Bruno Giordano cerca di incrociare Maradona e Romano, ma viene fermato dalla difesa della Fiorentina. Partita cominciata in maniera molto disinvolta, molto spigliata. Bagni ancora per Maradona, cerca lo spazio per il tiro Maradona, il suo diagonale, ancora incrocia il palo opposto, il secondo palo dalla posizione da cui aveva tirato, va nuovamente fuori. Il tiro di Maradona al decimo minuto del primo tempo, sempre 0-0 fra Napoli e Fiorentina. Sempre tre punti di vantaggio fra il Napoli e l'Inter. Rivediamo l'azione e il tiro di Diego Armando Maradona. Mentre ancora a terra Ramon Diaz era rimasto infortunato in uno scontro nell'azione precedente. Interruzione dal decimo minuto, circa 20 secondi, 30 secondi adesso di interruzione. Vedete una inquadratura imponente della presenza di pubblico allo stadio San Paolo di Napoli. Ci sono tifosi giunti, si può dire, da tutto il mondo. C'è un enorme striscione da parte di tifosi americani di New York, tifosi che normalmente seguono il campionato italiano attraverso queste nostre telecronache, che oggi però non sono voluti mancare con una presenza fisica allo stadio San Paolo per questa partita che, abbiamo più volte detto, si presenta veramente con i connotati dell'incontro storico per i tifosi del Napoli, per gli appassionati di calcio. È sicuramente un evento memorabile, la conquista del primo scudetto da parte della squadra partenopea. Vediamo in azione Bagni che mette in movimento Romano. Giordano malinteso con Romano, ma subentra nell'azione Bagni. Ferrario, Maradona ancora per Moreno. Ferrario che si spinge in avanti, effettua un bel cross, il colpo di testa da parte di Pin che mette fuori aria, riprende però De Napoli, in zona tiro De Napoli, non se la sente di provare il sinistro e l'azione sfuma e cerca la replica la Fiorentina mandando in avanti Pin, subito intercettata l'azione da Bagni. Bruscolotti renica, Romano, Volpecini, Romano, intelligente acquisto novembrino Romano che veniva dalla Fiorentina, dalla Triestina. Ancora Francesco Romano, Volpecina ha fermato in questo suo ennesimo tentativo di incursione sulla fascia sinistra, quella di sua competenza specifica. Si riprende ancora con un calcio di punizione in favore del Napoli, c'è Maradona sulla palla, a fianco c'è Romano. Ecco la punizione di Maradona, colpo di testa da parte di Contratto, riprende Ferrario, era quasi in zona tiro Ferrario, viene fermato da Gelsi in maniera irregolare, ancora un calcio di punizione dal limite, un po' spostato sulla sinistra rispetto all'asse centrale della porta di Landucci. Dietro c'è Giordano e anche Romano che potrebbero pure tirare in seconda battuta. È sempre Maradona che è sulla palla, quindi dipenderà da lui decidere per un tiro diretto in porta oppure per un passaggio. Tira Maradona, alto.
ha tentato poi la conclusione personale, ha optato per il tiro di prima e senza la variante del passaggio ai compagni che erano piazzati eventualmente per ricevere un pallone raso terra da battere in porta. Maldera, contratto, la palla va due volte sui piedi dei giocatori, la sensazione era che l'ultimo a toccarla fosse stato il fiorentino e così è, infatti la rimessa in gioco è per il Napoli. Giordano ricevuto da De Napoli, colpo di testa da parte di Oriali, ancora Giordano, Maldera di testa, Ferrario ancora con un buon anticipo, ancora in zona tiro Ferrario, ancora va lui al tiro. Sono già due o tre volte che il difensore del Napoli tenta l'incursione offensiva. Quarto d'ora del primo tempo, 0-0 fra Napoli e Fiorentina. Da notare curiosamente che la Fiorentina è stata la prima squadra a battere il Napoli nel girone di andata. Questa partita si concluse a Firenze con la vittoria della Fiorentina, fu la prima sconfitta del Napoli in questo campionato. Napoli che poi nel girone di ritorno ha perso altre due volte. Ecco Giordano, in tutto tre sconfitte per la squadra napoletana che ha vinto 15 volte, ha pareggiato 10 volte e ha perso appunto queste tre partite, la prima a Firenze e poi la sconfitta di San Siro con l'Inter e di Verona contro il Verona appunto. Ancora nessun gol segnato in Serie A e si gioca da oltre un quarto d'ora. Tutto fermo sullo 0-0 in tutti gli otto campi di Serie A. Batte Claudio Gentile, calcio di punizione in favore della Fiorentina. Bruscolotti anticipa Ramon Diaz. Ancora verso Diaz, su Diaz Bianchi ha messo a guardia a controllo l'esperto Giuseppe Bruscolotti. Antonioni riceve da Onorati. Ancora un cross, Bagni riesce a intercettare. Giordano, che parte molto arretrato in questa azione, spinge in avanti De Napoli. Ancora triangolazione De Napoli-Giordano, riesce a intervenire d'anticipo ancora Claudio Gentile. Quindi da Gentile rinvio sbagliato che viene raccolto ancora da Moreno Ferrario, che si trova abbastanza libero di spingersi in avanti frequentemente. Quindi Giordano effettua un lancio molto intelligente in profondità, ma non c'è nessun compagno pronto a sfruttarlo. Romano Ferrario, Romano, Maradona, su Maradona c'era in questa circostanza Gelsi, ecco ancora Gelsi, perde il tackle, ancora su Moreno Ferrario, sempre spinto in avanti molto pericolosamente e Maradona va al cross verso Ferrario ancora, che era l'attaccante più avanzato in questa circostanza. Ferrario sta diventando un punto di riferimento tattico molto interessante in questa partita. Bruscolotti è su Diaz, la Fiorentina non ha poi un altro attaccante vero e proprio, quindi Ferrario si trova praticamente libero e si inserisce in avanti. Giordano per Volpecina. Lungo per Maradona che mantiene la palla in campo, ma era già uscita fuori, era già uscita fuori quando Maradona ha tentato il cross. diciannove minuti di gioco nel corso del primo tempo a Napoli, sempre 0-0 fra Napoli e Fiorentina. La città è pronta per la festa che dovrebbe scattare in contemporanea con il fischio di chiusura dell'arbitro Pairetto.
Volpecina. Ancora Volpecina, va al cross verso Giordano, si libera e Maldera gli impedisce il tiro, contrastandolo proprio al momento in cui Giordano sferrava la botta. Riprende comunque il Napoli con Renica, Romano, Bagni, attaccato da Baggio, Bagni però vince il tackle, Maradona, Maldera al rinvio, quindi tentativo di affondo della Fiorentina, c'è una irregolarità, c'è un fallo. Battuta la punizione, un fallo su Onorati, battuta la punizione. Un fallo su De Napoli. Ferrario Renica. L'ex sampdoriano serve in profondità verso Giordano, riprende Carnevale, ancora Giordano, su di lui c'è contratto in questa circostanza, arriva a raddoppiare con successo la marcatura Onorati che toglie la palla regolarmente a Giordano, poi però se la porta in fallo laterale. Rimessa in gioco per il Napoli dopo l'intervento di Onorati, bravo nel fermare Giordano, poi però ha scupato portando la palla in fallo laterale, battuto il quale la difesa della Fiorentina va al rinvio e la conclusione ancora sul fondo. 22 minuti e la conclusione di Romano che vediamo ora inquadrato, mentre Landucci si sta prestando, eccolo inquadrato, al rinvio. Romano aspetta la collaborazione di Bruscolotti. Primo gol in Serie A e della Sampdoria con Vjerkovod. Roma 0, Sampdoria 1, ha segnato l'ex Vjerkovod. ...22 minuti e 40 secondi... ...0-0 fra Napoli e Sampdoria e Fiorentina, con il Napoli che sta per battere questo calcio di punizione. In area Carnevale, anche Renica si è spinto in avanti, ecco la punizione di Maradona deviata e va in calcio d'angolo. Ecco inquadrato Marino, Pierpaolo Marino, general manager che ha collaborato e collabora ancora con Italo Lodi, che era il consigliere del presidente proprio in questo ruolo di general manager, direttore sportivo. Batte Maradona il primo calcio d'angolo per il Napoli per Volpecina e viene fermato da Gelsi. Rimessa in gioco ancora con Diego Armando Maradona. Diaz con la collaborazione di Antonioni, ora fa venire in avanti Oriali, supera un avversario, Baggio ha cercato di seguire l'azione, la difesa del Napoli si è chiusa bene e adesso è Salvatore Bagni che viene in avanti, serve Romano, attaccato da Maldera, Carnevale. Ferrario, il cross di De Napoli, Maldera respinge corto, riprende Bagni ma su di lui c'è un intervento irregolare, calcio di punizione assegnato dall'arbitro Pairetto.
Vediamo De Napoli e Giordano. Mentre Maldera e Contratto formano la mini barriera davanti al numero 9 del Napoli, Bruno Giordano, che sta per battere questo calcio di punizione. Batte Giordano verso Bagni, su di lui c'è Oriali. Carnevale è finito a terra, comunque l'azione prosegue con il rinvio di Oriali in fallo laterale. 25 minuti di gioco, sempre 0-0 fra Napoli e Fiorentina. Renica, Maradona, sempre controllato da Gelsi. Maradona fermato da Gelsi, l'azione è proseguita da Antognoni con la collaborazione ancora dello stesso Gelsi. Non riescono però a uscire fuori da quella zona i fiorentini. Ecco Riali ancora verso Antognoni. Antognoni allarga la manovra mettendo in profondità Diaz e quindi si spinge sulla fascia sinistra Maldera, il cross di Maldera verso Baggio, ma c'è l'intervento di Volpecina e poi di Ferrario all'indietro verso il portiere Garella per tranquillizzare la manovra. Carnevale in Serie B a Catania, Taranto 1 Catania 0, gol di De Vitis per il Taranto. Catania 0, Taranto 1. Rimessa in gioco di Beppe Bruscolotti. Renica. Maradona, fermato da Gentile. Maldera. A terra Antognoni che ha subito il fallo, la Fiorentina ovviamente beneficia il calcio di punizione per il fallo di Bagni nei confronti di Antognoni. I due sono stati compagni di squadra in nazionale. Gentile preferisce l'appoggio indietro a Landucci. Guadagna tempo Landucci con qualche fischio del pubblico. Attaccato ora da Giordano. Arriva anche l'arbitro Pairetto. L'arbitro assegna il calcio di punizione alla Fiorentina per il disturbo di Giordano, ma si continua a perdere tempo però. Ancora Landucci, è più di un minuto che non si riprende gioco. Ecco che finalmente, secondo gol in Serie A, ha segnato l'Udinese con Pasa, Torino 0, Udinese 1. Quindi vantaggio dell'Udinese con Pasa a Torino, Torino 0, Udinese 1. Ecco Giordano. Maradona. Viene avanti al Carnevale in posizione gol, gol! Gol del Napoli con Carnevale. Carnevale, 28esimo minuto e mezzo, Napoli 1. Fiorentina 0, ha segnato Carnevale. Ancora una volta il giovane attaccante della provincia di Latina si conferma un uomo gol importantissimo, anche se l'allenatore Bianchi non l'ha sempre utilizzato in questa stagione, preferendo una tattica più prudente con l'impiego del valido Caffarelli. Carnevale, ogni volta che ha potuto giocare, ha dato un contributo di gol molto importante per Carnevale. Dunque questo gol che è il settimo di questo campionato.
per Carnevale che, come vi ripeto, Andrea Carnevale non ha giocato sempre tutte le partite, spesso ha giocato soltanto qualche spezzone di incontro, è entrato o è stato sostituito. Tuttavia Carnevale sta dando un contributo veramente prezioso allo scudetto del Napoli. Ricordo che Carnevale è anche titolare della nazionale olimpica, una nazione maldera. Ha intercettato Romano. Ecco Gelsi Gentile. Per il Napoli si tratta del 40° gol di questo campionato. Vicenza 1, Parma 0, gol di Bertozzi, Vicenza 1, Parma 0 in Serie B. Carnevale, attaccato inutilmente da Pin. Si riprende con questo calcio di punizione in favore del Napoli. Renica, Ferrario, Renica. Un lancio lungo di Renica verso Maradona, colpo di testa di Gentile. A Empoli, Avellino in vantaggio. Empoli 0, Avellino 1, in una partita molto importante nella lotta per la salvezza. Nessun problema per Garella. Il gol dell'Avellino è stato segnato dall'austriaco Walter Schachner. Ecco in azione Bruno Giordano. Maradona. Maradona è il primo cannoniere del Napoli con 10 gol, 7 gol ha fatto appunto Carnevale sui 40 gol che il Napoli ha segnato finora in questa stagione. Poi con 5 gol abbiamo Bruno Giordano come terzo cannoniere della squadra napoletana. Contro con Romano e Oriali, fra Romano e Oriali. Pairetto ha segnato il calcio di punizione per la Fiorentina. Ancora a terra un giocatore della Fiorentina, questa volta è Baggio, giovanissimo ma molto sfortunato, ha avuto dei problemi con le ginocchia, menisco, legamenti, giocatore che sembrava lanciato verso una strepitosa carriera, valutatissimo anche in sede di mercato, ma la sfortuna di questo incidente, che poi ha avuto delle ripercussioni ripetute, lo ha praticamente tenuto sempre lontano dai campi di gioco. Ritorna adesso in questo finale di stagione. Batte Antognoni, il calcio di punizione per la Fiorentina, va al tiro, Gelsi, palla controllata da Romano e poi gettata in fallo di fondo. Secondo corner per la Fiorentina. Batte anche questo angolo Giancarlo Antognoni. Colpo di testa da parte di Renica che mette di Carnevale che era in difesa. Maradona ancora, anche lui in difesa, che disimpegna a beneficio del portiere Garella. Inquadrato il presidente del Napoli Ferlaino, che sta seguendo la partita a bordo campo. Come vi dicevo, c'è un enorme cerimoniale che sta per scattare per i festeggiamenti, cerimoniale che non riguarda soltanto lo stadio, la città di Napoli, ma
napoletani sparsi un po' dovunque in Italia e nel mondo in contemporanea festeggeranno insieme questo primo scudetto. Ecco Maradona, bel lanciato, Maradona è un po' solo. E intanto arriva da Bergamo la notizia che dà ancora di più lo scudetto a Napoli. Atalanta 1, Inter 0, ha segnato Francis. L'inglese Trevor Francis ha portato in vantaggio l'Atalanta, quindi a questo punto i punti di vantaggio del Napoli sull'Inter sono 5. Sono 5 i punti di vantaggio, eccolo il tabellone che inquadra la nuova situazione. Atalanta 1, Inter 0, contemporaneamente all'1-0 del Napoli sulla Fiorentina al 35esimo minuto e 40 secondi. Ormai il pubblico al San Paolo non segue più la partita nei suoi fatti tradizionali, salienti, ma ormai sta seguendo un po' tutto quanto lo svolgimento di questi 90 minuti conclusivi con uno stato d'animo ovviamente inconsueto per quello che è la normale presenza del pubblico allo stadio. Tra le notizie di Bergamo e quello che sta succedendo qui a Napoli, ormai si sta legittimando, ufficializzando, concretizzando quello che ormai praticamente un po' tutti avevano già intuito da tempo. Ecco intanto la punizione di Antonioni che viene ribattuta, palla raccolta inseguita da Onorati, verso ancora Onorati la triangolazione di Celeste Pin, perde l'azione Onorati, non riesce a trovare la possibilità di effettuare il traversone. Renica. Romano. Renica. Maradona. Ancora un lancio verso Maradona, finisce in fallo laterale. Un intervento di Renica poco prima dell'ingresso nell'area di rigore su Ramon Diaz che stava diventando pericoloso in contropiede. Calcio di punizione dunque in favore della Fiorentina, calcio di punizione dal limite. C'è Antonioni, c'è anche Maldera che è un buon tiratore di punizioni. Si porta sulla zona però anche Baggio. Va via Maldera, restano Baggio e Antonioni. Tira direttamente Baggio, gol! Baggio ha pareggiato per la Fiorentina. 38 minuti e 40 secondi, la Fiorentina ha pareggiato con Baggio. Proprio quel Baggio di cui avevo parlato, che destinato a grande carriera ha avuto questo gravissimo e prolungato incidente al ginocchio. Rivediamo la punizione di Baggio che ha perforato la barriera e ha, vedete Garella che infatti se la prende con i compagni proprio perché la barriera è stata bucata dalla punizione di Baggio che ha visto il vuoto e ha centrato proprio il punto giusto dove far penetrare il pallone. 39esimo minuto e mezzo adesso, 1-1 fra Napoli e Fiorentina. Vediamo Madonna,
discarico de Napoli. Diaz era, come ricorderete, era scattato in contropiede, tre avversari hanno un po' forse frettolosamente commesso il fallo su di lui, probabilmente Diaz poteva essere controllato in maniera diversa, un po' di precipitazione e scaturito quel calcio di punizione che la Fiorentina ha sfruttato adeguatamente con Baggio, segnando il gol del pareggio. Rimessa in gioco di Volpecina, Romano. Romano va al tiro, fuori il suo diagonale, ha cercato la sorpresa Francesco Romano. Mentre Landucci infatti si è un po' lamentato ora con i compagni per il fatto che Romano, tutto sommato, è arrivato un po' troppo indisturbato in zona tiro. Scambio Landucci Gentile. 41 minuti di gioco nel corso del primo tempo, 1-1 fra Napoli e Fiorentina. Diaz, tre avversari su di lui, anche Bruscolotti che è quello che controlla nel marcamento uomo l'argentino e più poi altri due di rinforzo per ostacolare la marcia del pericoloso Diaz, che è un ex. Diaz fu importato dall'Argentina in Italia proprio dal Napoli. Antognoni va al tiro, respinge Garella, riprende, poi fuori. Intanto Brescia in vantaggio sull'Ascoli con un gol di Gritti. Brescia 1, Ascoli 0. Rivediamo la bella parata di Garella e poi vediamo che Oriali ha fallito la conclusione. La palla gli è arrivata un po' in attesa e un po' precipitosamente addosso e Oriali ha tirato di prima intenzione. Baggio riconquista la palla. Oriali si è liberato. Maldera sulla sinistra, viene avanti anche Gelsi. Maldera rimasto in posizione di ala, in buona posizione, va al cross, scivola un avversario che prima è Ferrario, poi arriva Renica che salva su Diaz. Momento un po' di sbandamento del Napoli. Fiorentina che cerca di approfittarne, tira Antognoni, ribatte ancora Renica. Subito il gol del pareggio da Baggio. La squadra napoletana, soprattutto in difesa, appare un po' disorientata. Onorati, fermato da Volpecina in fallo laterale. La rimessa in gioco di Onorati verso Gelsi, fermato da Volpecina. De Napoli viene servito nella posizione di ala. Il cross di De Napoli, colpo di testa di Pin. Bagni, Ferrario, verso Carnevale, Romano, Romano in posizione di tiro, la palla viene deviata fra Giordano e Contratto, stava per ingannare Landucci che se ne avvede in tempo, intuisce e può bloccare. Rivediamo ancora questa azione. Ecco, vedete la deviazione, è stato Giordano che ha cercato in tutti i modi di correggere la traiettoria, ma Landucci non si è fatto sorprendere. Finale primo tempo a Verona, Verona e Juventus 0-0. Le due squadre stanno tornando negli spogliatoi. Giordano riconquista un bel pallone, Antognoni però gli ha tolto la palla. Contratto, Maldera, rilancio di Maldera, Diaz, ecco Baggio, Onorati,
Accanto all'Olimpico la Sampdoria ha raddoppiato con Vialli, Roma 0, Sampdoria 2. Ecco in azione Renica. Parziale primo tempo, Atalanta 1, Inter 0, il gol è di Francis, ma è finito anche il primo tempo a Napoli, dunque le squadre vanno al riposo con il punteggio di Napoli 1, Fiorentina 1, gol di Carnevale, pareggio di Baggio 10 minuti dopo, parziale Modena 1, Messina 0 e abbiamo dunque questa situazione. Finale primo tempo Atalanta 1 Inter 0 con il Napoli che in questo momento ha portato a 4 i punti di vantaggio sull'Inter e nonostante questa delusione del pareggio di Baggio lo scudetto è ancora più vicino al Napoli. A risentirci fra un quarto d'ora circa. Italia le vicende della penultima giornata del campionato di calcio di Serie A. Come si diceva è la giornata del Napoli e di Napoli. Comincia il secondo tempo al San Paolo di Napoli dove Napoli e Fiorentina sono sul punteggio di 1-1 mentre l'Atalanta sta vincendo per 1-0 sull'Inter per cui in questo momento il Napoli ha 4 punti di vantaggio nei confronti dell'Inter ed è matematicamente campione d'Italia. Giornata dunque dello storico primo scudetto del Napoli che per questa partita è stato schierato con Garella, Bruscolotti, Volpe, Cina, Bagni, Ferrario, Renica, Carnevale, De Napoli, Giordano, Maradona e Romano. La Fiorentina gioca con Landucci, Contratto, Maldera, Oriali, Pinne, Gentile, Onorati, Gelsi, Diaz, Antognoni e Baggio. I gol al 28° e mezzo, rete di Carnevale che porta in vantaggio il Napoli. 10 minuti dopo pareggio della Fiorentina con un calcio di punizione dal limite battuto da Baggio. Quindi 1-1, siamo adesso intorno al 50° secondo della ripresa, parziali sugli altri campi. Atalanta 1, Inter 0, gol di Francis. Brescia 1, Ascoli 0, gol di Gritti. Avellino 0, Empoli 0, Avellino 1, gol di Schachner. Milan e Como 0-0, Roma 0, Sampdoria 2, gol di Vierkovod e di Vialli, Torino 0, Udinese 1, gol di Pasa, Verona e Juventus 0-0, in Serie B Arezzo e Pisa 0-0, Campobasso e Cremonese 0-0, Catania 0, Taranto 1, Lecce e Genoa 0-0, San Benedettese 0, Pescara 1, Bari e Cesena 0-0, Bologna 1, Cagliari 0, Vicenza 1, Parma 0, Modena 1, Messina 0, Triestina e Lazio 0-0. 1:40 di gioco nella ripresa in cui la Fiorentina in maglia bianca, pantaloncini viola, gioca attaccando da sinistra verso destra. Dirige l'incontro Pairetto di Torino con la collaborazione dei guardaline Di Bello e Iorio. Nel primo tempo è stato ammonito Contratto. E qui nessuno è Bruscolotti che sostituisce Ciro Ferrara che è indisponibile mentre Bagni è regolarmente in campo anche se le sue condizioni non sono ottimali, si è visto in certi suoi limiti di dinamismo che sono poi l'arma migliore di Bagni che però ha voluto essere ugualmente in campo in questa partita così importante come si è detto più volte addirittura storica per il Napoli, quindi Bianchi ha concesso a Bagni di essere ugualmente in campo sia pure non al meglio delle condizioni fisiche. Ecco un lancio di De Napoli e portiere Landucci protetto da Pin e Gentile può bloccare tranquillamente. Ecco Gentile che effettua il rilancio su Baggio, l'autore del gol. Su Baggio c'è questo intervento di Ferrario. Intanto a Torino, il Torino ha pareggiato con l'olandese Wim Kieft, cross di Dossena, gol di Kieft, Torino e Udinese 1-1. Intervento d'anticipo su Baggio, mentre la rimessa in gioco è da parte di Onorati. Baggio, Gentile, buon pallone per Antognoni, che spinge in avanti poi Gelsi,
C'è un fallo su Gelsi. Maldera batte rapidamente la punizione, tiro fuori. A sorpresa ha cercato la Fiorentina di... ma l'arbitro aveva ovviamente concesso la rapidità della manovra proprio perché era nei diritti della Fiorentina. Garella si è un po' risentito con i compagni che hanno un po' troppo perso tempo correndo un certo rischio. Intanto all'Olimpico la Sampdoria ha segnato il terzo gol ancora con Vialli, Roma 0, Sampdoria 3. Ecco sulla palla Maradona e Giordano per questo calcio di punizione in favore della squadra napoletana. Giordano e Maradona. È Maradona che fin tocca la palla per Giordano, pallonetto restituito verso Maradona, esce bene Landucci incontro a Maradona che era stato lanciato assai bene dal suo compagno di squadra Giordano. Onorati, Antognoni, Oriali, Maldera va al traversone, colpo di testa di Diaz, a fil di palo fuori, sempre abbastanza disinvolta comunque la Fiorentina. Dopo il gol del pareggio di Baggio, la Fiorentina ha preso più confidenza, e ecco il suo allenatore Eugenio Bertellini, e si muove con molta disinvoltura anche perché nella difesa del Napoli comincia ad esserci un po' di paura. È chiaro che l'importanza della posta fa sentire talmente emotivamente questa ormai fase finale del campionato e della partita decisiva, è chiaro che qualche cosa non funziona, ma dal punto di vista più emotivo che altro. Ora Diego Armando Maradona sulla palla per battere questo calcio di punizione. Magni si libera bene dell'avversario, ancora in profondità per Maradona, arriva Pin e riesce in stirata in qualche modo a impedire il cross a Maradona. Resta a terra il giocatore della Fiorentina dopo aver mandato la palla in calcio d'angolo, ed è il primo angolo del secondo tempo per il Napoli. 2-2 il conto dei corner. Batte Giordano, Bagni ancora per Giordano, tiro di Giordano molto intelligente, ha cercato l'angolo alto cercando di piazzare la palla proprio al sette opposto a quello di tiro. Ecco che rivediamo questo episodio con il bel tiro di sinistro di Giordano, molto intelligente, non molto fortunato, ma proprio per un soffio. Colpo di testa di De Napoli, alle prese con Maldera, ancora al contrasto De Napoli-Maldera. C'è il fallo di Maldera per il gioco pericoloso su De Napoli, quindi il calcio di punizione in favore del Napoli. Batte Romano per Carnevale, su di lui c'è in questo momento Pin che lo ferma in fallo laterale. Maradona continua a lamentarsi un po', Giancarlo Antognoni. È un punto molto importante per la Fiorentina questo, perché la Fiorentina è ancora ai limiti della zona retrocessione.
Ecco la punizione per Romano, il tiro da sotterra, mischia davanti a Landucci, ma è proprio Landucci che riesce a bloccare il rasoterra, che era insidioso perché scoccato da vicino e soprattutto perché c'era una folla di gente davanti al portiere della formazione gigliata. Diaz. Ancora un gol di Kift, Torino in vantaggio sull'Udinese per 2-1, due gol di Wim Kift. Gelsi, lo ferma Renica. Ancora si alza Bertellini. Condora tentato da Volpecina. Solo un primo piano per Volpecina. Intanto a Catania ha pareggiato il Catania con Borghi, quindi Catania e Taranto 1-1. Rimessa in gioco di Volpecina verso Maradona. Ecco Baggio, ma sciupa la palla Antonioni non controllandola. Volpecina, Carnevale, un colpo di tacco che cercava di liberare Giordano, è uscito molto bene Landucci, molto attento. Ecco il portiere Landucci. Onorati. Guadagna ancora un po' di tempo Landucci. Siamo all'undicesimo minuto e mezzo del secondo tempo. Intervento di Ferrario dopo il tocco da parte di Volpecina. Renica. Bruscolotti. Romano, che ha servito, che è stato servito da De Napoli, quindi Renica, e poi contratto controlla l'intervento di Landucci. Insegue il pallone Antonioni, Renica, Volpecina per Salvatore Bagni. De Napoli. Maradona. Bagni. A fondo di Bagni che va al tiro fuori. Conclusione in porta di Salvatore Bagni dopo 12 minuti e 40 secondi nel corso del secondo tempo, un secondo tempo che non ha quasi niente più da offrire dal punto di vista emotivo fra il risultato di Napoli, dove Napoli e Fiorentina sono 1-1, e quello di Bergamo. Sicuramente ormai il thrilling del campionato non c'è più. In Serie B, Triestina 1, Lazio 0, gol di De Falco. A Brescia ha pareggiato l'Ascoli, Brescia 1, Ascoli 1, è una partita delicatissima, tanto c'è l'affondo di Maradona e viene intercettato il suo tiro da Gentile e la palla finisce in palo di fondo, quindi in calcio d'angolo. Terzo angolo in favore del Napoli, secondo della ripresa. Ecco il corner, Landucci di pugno devia, la palla sta per tornare verso Maradona che aveva battuto l'angolo, Maldera riesce ad allontanare per qualche metro, riprende Bruscolotti,
quindi De Napoli, ancora un cross in area di De Napoli verso Carnevale che di testa cerca di fare la torre, Gentile e gli altri difensori riescono a portare la palla fuori, mentre Onorati si trova attaccato in pressing da Volpecina. Una triangolazione con Gentile libera Onorati per il possibile rilancio in avanti. Ecco Renica. Romano va a recuperare. Giordano per Bagni. Bagni sembra volere trovare lo spazio per il tiro, serve in avanti Carnevale, un recupero di Oriali su Carnevale che tocca indietro poi a Landucci. Un po' di movimento sulla panchina della Fiorentina dove ci sono Rocchigiani, Galbiati, Di Chiara. Attende la palla Antognoni, apre bene per Onorati in profondità, colpo di testa di Volpecina. Vicenza 2 Parma 0 in Serie B, Vicenza 2 Parma 0. Bagni. Carnevale. De Napoli. Gentile solo nella propria area, ritarda un po' troppo il suo intervento e poi Landucci può comunque recuperare la palla senza ulteriori problemi. Gelsi, Onorati, Romano intercetta, riconquista la palla per i napoletani. Servito Maradona, Maradona cerca lo spunto per il cross, Giordano ancora verso Maradona, di nuovo Giordano allunga indietro per i compagni De Napoli, Maradona intercetta Maldera, Renica, De Napoli, De Napoli mantiene la palla anche sull'attacco di Baggio, Bagni. Ecco Bagni che entra, sta per entrare in area, viene attaccato. L'arbitro non ha assegnato nessun tipo di punizione in favore del Napoli per questo intervento su Bagni, semplicemente rimessa dal fondo. Ecco Landucci che riesce sempre a guadagnare un po' di tempo nel momento dei rinvii, delle rimesse in gioco. 17 minuti e 45 secondi, Napoli e Fiorentina 1-1. Colpo di testa di Ferrario, Romano. Ecco ancora De Napoli, agisce nel suo settore di destra, di centrocampista di destra. Subito un fallo, il Napoli beneficia di questo calcio di punizione, partita che sicuramente non ha granché da offrire come episodi, ma è una partita vissuta molto molto emotivamente proprio per il valore, per il significato che ha. Ecco intanto che c'è una sostituzione. Ed è la prima sostituzione della partita. Esce Antognoni.
Berti al posto di Antognoni. Colpo di testa di Renica, quindi Romano alle prese con Onorati. Rimesso in gioco del Napoli verso Bruscolotti. Renica si spinge in avanti libero. Cerca di pescare con il sinistro Maradona, su di lui c'è Gelsi. Maradona, Gelfi, giocatore che in linea di massima controlla Maradona. Maradona in area, tiro parato da Landucci. Romano. Ferrario. Ecco Maradona fermato. A Verona, Verona 1, Juventus 0, ha segnato Elkier su calcio di rigore. Verona 1, Juventus 0, quindi il Verona raggiunge la Juventus a quota 36. A questo punto dunque Napoli è primo in classifica, praticamente ha vinto lo scudetto. Le quattro squadre che parteciperanno alla Coppa UEFA in questo momento sono Inter, Juventus, Verona e Milan, che sta pareggiando 0-0 in casa con il Como. Rivediamo l'episodio di prima. Mentre ormai non si fa altro che aspettare che arrivi il 90° minuto per poter dar via libera alla serie dei festeggiamenti. Vediamo l'intervento di Volpecina di prima nei confronti di Berti, Nicola Berti, che è entrato da qualche minuto al posto di Antognoni. Si riprende con la punizione battuta da Claudio Gentile. Nella zona dove agiscono Diaz e Bruscolotti. Renica, con Alessandro Renica, famiglia di emigranti. Renica è nato ad Anneville in Francia. Ecco Nando De Napoli, proveniente dall'Avellino. Bruno Giordano, che aveva avuto una grande carriera nella Lazio, poi ha avuto la parentesi infelice dell'episodio delle scommesse nella quale era rimasto coinvolto, tornato a giocare, ora trova la più importante soddisfazione della sua carriera. Tra l'altro ha anche modificato il suo gioco, non è più soltanto un attaccante, giocatore di manovra, che ha realizzato molti assist vincenti. Ecco la punizione di Renica, ribattuta da su Diaz e Renica, poi una reazione non molto simpatica, poi c'è un rimpallo addirittura e Renica ha rischiato, l'arbitro o non ha visto, è stato molto generoso nella circostanza per la spinta antisportiva di Renica nei confronti di un avversario. 23 minuti e mezzo. De Napoli preceduto da Maldera. Baggio si gira molto bene in maniera elegante per Maldera, pronto il cross ed è Bruscolotti che precede Diaz, verso il quale era indirizzato un pericolosissimo pallone. Nella combinazione Baggio-Maldera, cross verso Diaz. Bagni verso Maradona,
controllo di petto, poi cerca la conclusione di destro e sul cross di Maradona si tuffa bene Landucci bloccando, cross di destro, abbastanza inconsueto, ma del resto da quella posizione Maradona non poteva far altro e l'ha fatto anche se non è il suo piede preferito. Bagni ancora, attaccato con successo da Pin. ...24 minuti e mezzo, ancora un'interruzione. Bologna 2, Cagliari 0, ha raddoppiato Pradella per il Bologna. Interruzione al San Paolo, 25esimo minuto di gioco, la Fiorentina ha già effettuato una sostituzione, ha fatto entrare Berti al posto di Antognoni. Tanto a Verona la Juventus ha pareggiato con Manfredonia, quindi Verona 1, Juventus 1. Questo non modifica però la situazione per quanto riguarda i piazzamenti UEFA. Verona scende a quota 35, la Juventus sale a 37 e diventa seconda. Sono sempre però quelle squadre, Inter, Juventus, Verona e Milan, le quattro squadre che parteciperanno, o meglio, che parteciperebbero, se questa fosse la classifica finale, alla prossima edizione della Coppa UEFA. Verrà decisa domenica prossima, naturalmente, nel caso di parità di punti fra due o più squadre, si ricorrerà agli spareggi per stabilire chi andrà in Coppa UEFA. Per quanto riguarda la retrocessione invece, già retrocessa l'Udinese, l'Atalanta sta vincendo e va a 21 raggiungendo l'Empoli e quindi in questo momento con il pareggio dell'Ascoli a Brescia sono salve Brescia e Ascoli e sarebbero condannate alla retrocessione Empoli-Atalanta, ma c'è sempre naturalmente la giornata di domenica prossima. L'Ascoli proprio dovrà ospitare il Napoli. In Serie B il Pescara ha raddoppiato con Rebonato, che sale così a quota 20 nella classifica dei marcatori di Serie B. San Benedettese 0, Pescara 2. Berti, ma il gioco era fermo. C'è questo calcio di punizione in favore del Napoli. Vediamo Maradona, poi si avvicina anche Renica. Entra un altro giocatore ancora. Sta uscendo Baggio. Catania 1, Taranto 2, ha segnato Maiellaro per il Taranto, una partita molto importante per la salvezza. Catania 25 punti, il Taranto 24 e sono terzultima e penultima. Ecco il Napoli che batte questo calcio di punizione con Maradona, c'è anche Renica e De Napoli. Per Renica il sinistro del libero altissimo e la conclusione sul fondo. È entrato dunque Di Chiara al posto di Baggio nelle file della Fiorentina, che ha effettuato le due sostituzioni. Ancora inquadrato invece Alessandro Renica, autore di questo tiro al 28esimo minuto e 15 secondi della ripresa, col punteggio sempre di 1-1 fra Napoli e Fiorentina. Maradona recupera il pallone che deve essere rimesso in gioco con la punizione di Claudio Gentile, che serve indietro Landucci. La Fiorentina naturalmente fa tutto per conquistare un punto che le darebbe praticamente la
certezza della promozione, perché la Fiorentina, se riuscisse ad arrivare a quota 24 con le ultime, con la terz'ultima e la penultima quota 21, sarebbe al riparo da ogni problema. Vediamo come si perde tempo. In Serie B sempre, Lecce e Genoa, 1-1, autogol di Panero e gol di Pasculli sul rigore, quindi Lecce e Genoa sono 1-1. Nel giro di pochissimi minuti c'è stato il vantaggio del Genoa e poi il pareggio del Lecce. Lecce e Genoa 1-1. Atter Gelsi, che si è scontrato con Bagni. La Fiorentina non può fare sostituzioni. Viene allontanato Bersellini, che si è alzato dalla panchina. Partita che si innervosisce abbastanza inutilmente, diciamo, in questo finale. Vediamo Galdiati, giocatore che faceva parte della panchina, avrebbe dovuto rientrare negli spogliatoi, perché la Fiorentina ha fatto i due cambi, quindi quelli della panchina. Rivediamo l'episodio. Vediamo, la palla ormai è fuori, ecco che Bagni va addosso a Gelsi, a gioco fermo. Anche qui forse un intervento da parte di Bagni che poteva essere evitato. Ancora contestazione Bagni-Bersellini, fra l'altro sono della stessa regione emiliana. Bagni è della provincia di Reggio, mentre Bersellini è di Borgotaro, della provincia di Parma, non molta distanza. Partita che è non cattiva naturalmente, ma è innervosita per la tensione, per la grande attesa. Anche nel suo piccolo la Fiorentina ormai prova gusto a partecipare a questa festa, ma guadagnando un punto che le darebbe la salvezza sicura, certa. E il Napoli invece è tutto teso verso ormai lo sfogo per questa storica conquista, però è certo che forse avrebbe preferito regalare alla sua tifoseria sparsa in tutto il mondo la vittoria e non un pareggio in casa, che tra l'altro è l'ottavo pareggio in casa, conferma di un qualcosa che non ha sempre funzionato nel meccanismo della squadra partenopea. Brava comunque sul piano della continuità, ha vinto 7 volte fuori, quindi sicuramente meriti notevoli da parte del Napoli in questa conquista dello scudetto, anche se resta il fatto che le altre squadre sono state un po' troppo presto autoescluse, e allora in questo campionato così modesto per quanto riguarda i punteggi delle altre avversarie, vediamo che la seconda ha 37 punti e non va oltre i 37 perché sta perdendo l'Inter. La grande continuità del Napoli è stata l'arma vincente che ha portato la squadra partenopea alla conquista del suo primo scudetto in 61 anni di storia. Era andata vicino un paio di volte, c'era stato qualche piazzamento d'onore, qualche secondo posto, qualche soddisfazione in Coppa Italia, ma erano stati tutti ripieghi nei confronti della più prestigiosa conquista del campionato italiano, cioè lo scudetto, che finalmente viene ad aggiungersi nell'albo d'oro del Napoli. Ecco un intervento di Carnevale dopo che c'era stato quello di Berti. Ecco Maldera, si disimpegna con Gelsi, il controllore di Maradona. Lunghissimo il suo rilancio, c'è solo Renica nella metà campo
dove è andato il rinvio di Gelsi, quindi Bruscolotti, Romano, Carnevale, Andrea Carnevale, autore dell'importantissimo gol che ha sbloccato il punteggio. Volpecina cerca lo spunto, Volpecina, Claudio Gentile verso Gelsi, rilancio ma riprende ancora Maldera, Onorati, ancora si guadagna tempo nel battere questa punizione e poi arriva Pinne, lo serve all'indietro, tutto all'indietro. Gentile, ancora arriva anche Contratto, continuamente all'indietro senza accennare al rilancio lungo proprio per continuare a guadagnare altri secondi. 35 minuti e mezzo al San Paolo, Napoli e Fiorentina 1-1. Berti, il rinvio di Bruscolotti. Un rinvio di Gentile, poi riprende subito Bagni per Volpecina. Giordano. Senza problemi per Landucci. Gentile, Landucci ancora alla ricerca di qualche secondo, il pubblico ormai anche lui si disinteressa abbastanza del punteggio, diciamo che a questo punto qualunque sarà l'esito di Napoli-Fiorentina, il programma festa per lo scudetto catta. Intanto a Brescia, Ascoli in vantaggio con Scarafoni, Brescia 1, Ascoli 2, dunque il Brescia viene scavalcato dall'Ascoli che si porta a quota 23 e c'è quindi per l'Ascoli la possibilità di restare in Serie A, una possibilità che sta diventando concreta. Il Brescia resta a quota 22, sempre per ora Empoli-Atalanta a quota 21 e in questo momento quindi andrebbero in Serie B, le retrocesse sarebbero Empoli, Atalanta e Udinese. Ancora un lunghissimo e lentissimo rinvio di Landucci verso Berti, attaccato da Volpecina, Pin, ancora un intervento dell'arbitro Pairetto, Bertellini è sempre in piedi, è stato rimproverato dall'arbitro Pairetto. Gentile, con la panchina del Napoli c'è Ferrara, ci sono Di Fusco, Bigliardi, Sola, Caffarelli, Muro, Bologna 3, Cagliari 0, ha segnato Marronaro, Lecce 2, Genoa 1, gol di Panero che aveva fatto l'autogol. Lecce dunque in vantaggio sul Genoa per 2-1. Minuti e 50 secondi. Napoli-Fiorentina 1-1. Maldera batte il calcio di punizione per la Fiorentina.
colpo di testa di Bruscolotti, quindi tentativo di azione portata avanti dal Napoli con Maradona, anche lui preferisce servire all'indietro Renica, Ferrario, Renica, Romano, tripletta di Vilkift, Torino-Udinese 3-1, 3 gol dell'olandese Vilkift, che ha avuto un infortunio molto grave che lo ha bloccato dopo una decina di giornate, e anche il Torino ha risentito molto dell'assenza del suo olandese goleador, che sembrava in questa giornata proprio poter esprimere al meglio le sue possibilità. 40esimo minuto, Napoli ha ormai pochi secondi dal suo primo scudetto. Ecco che entra Ferrara al posto di Volpecina. Anche Ferrara, come Bagni, non era in buone condizioni. Bianchi lo ha risparmiato. Finale a San Siro, Milan e Como 0-0, Milan dunque va a quota 34, un punto che non è molto, comunque abbastanza importante per il piazzamento in Coppa UEFA. Finale all'Olimpico, Sampdoria batte Roma 3-0, con contestazione dei tifosi della Roma nei confronti della loro squadra. È difficile per i giocatori della Roma e della Sampdoria rientrare in campo. La Roma resta a quota 33, viene raggiunta dalla Sampdoria a 33 nella lotta per il piazzamento in zona UEFA. Finale a Brescia, Ascoli batte Brescia 2-1, mentre in Serie B Modena e Messina 1-1, ha pareggiato il Messina. Finale a Bergamo, invasione di campo festosa a Bergamo, l'Atalanta ha battuto l'Inter per 1-0, quindi non c'è bisogno di aspettare la fine di Napoli-Fiorentina, il Napoli è campione d'Italia ufficialmente in questo momento. Finale a Bari in Serie B, Bari batte Cesena 1-0 e Ferrara ancora non può entrare in campo. Arrivano notizie da tutti gli altri campi, sto seguendo su altri quattro monitor le vicende delle altre partite più o meno interessanti, la zona scudetto, salvezza, e dunque sto seguendo anche l'invasione di campo a Bergamo, dove i tifosi dell'Atalanta festeggiano questa vittoria che rilancia le speranze, ma soltanto le speranze, perché la vittoria dell'Ascoli a Brescia rilancia ancora di più il complesso marchigiano, ed è a questo punto l'Ascoli finora è salvo e l'Atalanta, nonostante questa impresa contro l'Inter, è ancora insieme all'Empoli nel trittico delle squadre che dovrebbero retrocedere. Ancora si gioca a Napoli, 43esimo, interruzioni lunghissime. C'è il calcio di punizione per il Napoli. Maradona lascia Giordano, il tiro di Giordano fuori. Vola Landucci sulle diagonale di Giordano, indirizzato abbastanza bene, ma che non è riuscito a centrare lo specchio della porta. Rivediamo la punizione di Giordano, il bel volo di Landucci che aveva dato la sensazione di aver coperto bene la traiettoria del pallone sulla punizione. Gentile lascia indietro, ecco che le bandiere azzurre del Napoli si mescolano ai tricolori per indicare il titolo di campione d'Italia della squadra napoletana. È ufficiale ormai, il Napoli sta giocando questi ultimi secondi da campione d'Italia, è ufficiale perché la sconfitta dell'Inter
a Napoli, ecco che anche il tabellone, vedete, dice che ufficialmente il Napoli è campione d'Italia. E in tutto il mondo, vogliamo dire, scatta la operazione festeggiamento. Vediamo che non sta per entrare più Carnevale, Ferrara, ma sta per entrare invece Caffarelli. È il numero 15 Caffarelli, dopo essere rimasto a lungo in forze per entrare Ferrara, entra invece Caffarelli. È difficile per Bianchi naturalmente dare soddisfazione a tutti. Ed ecco, è finito con 15 secondi di anticipo. Il Napoli ha pareggiato con la Fiorentina per 1-1 ed è campione d'Italia. Vi lasciamo queste immagini che non hanno bisogno di nessun commento ulteriore per gustare. Chi è tifoso del Napoli, e sappiamo che nel Nord America ce ne sono tanti, ecco, gustatevi queste immagini che vi danno la prima sensazione del Napoli campione d'Italia. Per la prima volta in 61 anni il Napoli è campione d'Italia, è a quota 42, irraggiungibile dall'Inter e dalla Juventus che sono a 37, hanno 5 punti di ritardo. L'Inter è naufragata nel finale, sono naufragate tutte le squadre, l'Inter, la Juventus, il Verona, il Milan, la Roma, e sono tutte squadre che non sono riuscite a avere il loro ruolo di antagonista, e il Napoli di domenica in domenica è diventato sempre più leader, sempre più padrone, l'unica squadra che ha camminato a ritmo di scudetto tra le 16 della Serie A, l'unica squadra che è stata e si è dimostrata degna di poter diventare campione d'Italia per il suo comportamento. Nessun'altra è arrivata in zona scudetto, solo il Napoli. Dunque, viva il Napoli, campione d'Italia 1986-87.